questo match, intende magari fare una birichinata come quella combinata sabato scorso a San Siro? L'Udinese, buonasera a tutti intanto. L'Udinese si presenta con la voglia di onorare questo impegno, anche se la formazione vede alcuni innesti di calciatori che hanno giocato poco, sia nella gestione del Neri che in questa Oddo. Però Oddo ha la necessità di conoscere bene i calciatori che ha a disposizione, visto che è arrivato da poco. E ha dato una marcia in più subito alla squadra, il cambiamento è davvero eclatante. Ha dato una marcia in più dal punto di vista sia tattico, perché è cambiato il modo di giocare, si è passati al difesa a 3 piuttosto che a 4 come era abituato a giocare del Neri, ma soprattutto dal punto di vista mentale. Quando c'è un cambio di allenatore, come sai Peppe, c'è sempre una scossa, e poi adesso sta mettendo tutti quanti nelle condizioni di esprimersi e di far vedere quello che sanno fare. Poi è chiaro che giocano in 11, ma tutti dovranno sgomitare per potersi guadagnare un posto da titolare. De Paul, che aveva perso il posto da titolare nelle prime partite, è tornato titolare a Milano contro l'Inter e mi pare che qualche cosino abbia fatto. Io intanto mi complimento Francesco perché ti trovo in forma splendida, l'aria di Udine ti fa bene, ti chiedo una veloce considerazione e poi ti affido naturalmente ai tuoi compiti, al tuo importante lavoro a supporto della comunicazione della formazione bianconera, che è un'antesignana sotto molti punti di vista: stadio, settore giovanile, scouting, gestione dello sponsorship e del marketing. Ecco, vista da lontano la situazione del Napoli, su che cosa dovrebbe concentrarsi a tuo giudizio per crescere e diventare, anche dal punto di vista della struttura e dell'attrezzatura, un club che ovviamente con ambizioni minori, quelle dell'Udinese, come appunto quello friulano? Ma secondo me stadio, centro sportivo con la C maiuscola, centro sportivo e settore giovanile, sì, ma soprattutto stadio. Ritengo che oggi, per un club che voglia imporsi a livello nazionale e internazionale, lo stadio di proprietà sia una priorità. Mi rendo conto che qui ci sono problematiche. Si è fatta Udine, alla fine Udine il lavoro è stato fatto a pezzi, si potrebbe fare anche qui a Fuorigrotta, cioè non riesco a capire perché non sia possibile. Il problema non è il lavoro a pezzi, ma il problema è arrivare ai lavori a pezzi. A Udine c'è stata una piena sintonia tra anche con l'amministrazione locale, regionale, e con il club e l'amministrazione hanno lavorato in quella direzione. Basta dire che il comune ha spinto in questa direzione, anche perché risparmia da oggi per i prossimi 99 anni 1 milione di euro l'anno di costi di manutenzione ordinaria, e di più quando era necessario fare manutenzione straordinaria. Lo stadio è stato rimesso a nuovo e nuove opportunità anche di sviluppo per il territorio, perché non si fa solo calcio, abbiamo 100 eventi all'anno, i grandi concerti, è vero, in effetti Udine è diventata anche un terminale di questi appuntamenti, è diventato un centro congressi, un business center dove si fa di tutto. Benissimo. 7 giorni su 7. Grazie Francesco Pezzella, ti ringrazio davvero molto, anche perché credo che un po' di studio del modello udinese andrebbe fatto dalle parti di Castel Volturno. Udine non è paragonabile a Napoli. Tu sei un giornalista di quelle preparate. Appunto, non perché fare, non riesco a capire però perché. Non fare demagogia, dai. Noi teniamo 5.000. Però adesso non esageriamo. 5.000 anni di storia. Napoli delle problematiche di vario genere, fratello mio, archeologia, sovrintendenze, democrazia cristiana, con un stato capato a Napoli, smaltire questo stato costa 8 volte il costo di farlo. Amico mio, aspetta, adesso però ti dico una cosa, perché non è utile, allora, no. Primo, quando è stato costruito il San Paolo, era uno degli stati più belli del mondo, perché è un piccolo capolavoro di urbanismo. Con cemento, con rotte, sta ancora qui. Radioattivi dentro. Ti dico che sei praticamente in diretta nella diretta, Peppe. Stammi sentire. In ogni caso non si può pensare oggi di fare calcio ad alto livello in un impianto di questo genere. Allora, secondo me, come te, a Torino si è fatto, a Reggio Emilia si è fatto, a Torino c'è il re, a Udine ci sta il principe. Udine è una bella realtà. Cioè, non mi pare che... Però la puoi fare con la Napoli.
È come quando dicono a Ravenna si vive bene, Napoli va paragonata a Milano e Roma. Stoppa. Però il patrimonio, se mi permette, il patrimonio artistico di Napoli è 100 volte quello di Ravenna, con tutto il rispetto per Santa Podilana in classe. Come fa? Napoli va paragonata. Mi sa che devi entrare anche a Milano. Stoppa. Altre città non ne ha di uguale. Popolazione. E allora secondo me spingere anche sullo stadio, anche spingere sullo stadio è importante. È una battaglia civile importante. Sicuramente. Non ti fanno entrare, Peppe. Allora, io credo che hai detto, ti sei espresso, grazie. Comunque è molto bello confrontarsi questi temi. Come finisce la partita? No,